fire. I was on fire to you.
Oh, scusa Marco, ti vedo, scusa. Oh, che okay, gli insulti in albanese, orca leps, shishua rot. Non ti ho visto. Meno male che con la Play 5 posso vederti i messaggi dalla televisione. Perché Madonna, cioè, se no non ti avrei mai. Cioè, devo per forza guardare in live. Non avrei avuto modo di vederti. Allora, qua ce la facciamo perché non. Oh Madonna, quanti cazzo di fili. Ok. Gioca da solo. Dai, dai, dai. Dai, dai, dai. Alziamo un po' il volume. Perché questo gioco dobbiamo giocare. So che. Lo ammetto che ogni tanto questo, cioè, questo gioco ha il volume alto, però deve essere così perché sennò non ci fa gli jumpscare. Questo è il problema. Eravamo qua l'altra volta. Allora, dobbiamo aspettare che lei scarica i dati. Questo l'abbiamo già visto, però facciamolo. Troveremo anche Ali il chimico in quel sito. Raggi lo prenderemo. Varrebbe quasi la pena per lui. Quasi? A dire il vero, continuo a preferire il lavoro d'ufficio. Se si mette male, possiamo contare sul supporto aereo. Sono certo che non servirà. Sembra sicuro? Sembri sorpreso. Pov, a fine gioco tutti morti. Ti immagini? No, questo l'abbiamo già visto. Ma chi è che fischia? Cose della missione, solo, sinceramente non avrei voglia di leggere. Questo l'abbiamo già visto. Quanto cazzo ci mette a scaricare i dati questo? È vero che mi sono scordato che siamo in Iraq. Mi ho dimenticato. Infatti vedo Arabia Saudita. Climbava. Oh, mi fa pa. Ah, vabbè, non si è salvato proprio. Devo fare tutto. Ah, no, no, non di. Se non dice niente, vuol dire che l'ha già fatto. Oh, pussi. C'è Abdul che si fa esplodere. È per quello ho detto dobbiamo stare attenti. Perché essendo già in Iraq, è già un posto pericoloso per questo. Aspetta, c'è qualcosa là. Ok, stronzate ci sono scritte. Che cazzo me ne frega me di ste merde. Oh, ma quanto cazzo ci mette questa a scaricare i dati? Non è che siamo obbligati a guardare tutto. Dai, 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 dai. Aspetta. C'è ancora questo? Questo non l'abbiamo visto. Ah, sì. Sì, perché c'era la tazza davanti. Se è già tolta vuol dire che. Ah, si è salvato, dai. Io però non capisco perché ci sta mettendo così tanto. Oh, la sorella. Sorella, quanto cazzo ci metti a scaricare sti cazzo di dati? Ma chi è Abdul che sta fischiando? Non riesco a vederlo, è Abdul. Che cazzo dobbiamo fare? Ma non è che dobbiamo fare qualcosa che non vediamo, cioè boh. Sì. Ma dov'è Abdul? Non c'è. Cioè, ho fatto il giro dappertutto ormai. Insieme a Dazizze. Ma dove sono? Cioè, se sentiamo il fischio vuol dire che dovrebbe essere qua vicino in teoria.
Sì, ma porca labs, cazzo dobbiamo fare? Cioè, ma è normale che ci sta mettendo così tanto a scaricare i dati? Allora, o c'è qualcosa da fare che non vediamo? Mi sembra strano, minchia, sono da 5 minuti almeno. C'è Abdul che continua a fischiare. Ah, ecco. Ah, ecco perché allora non va, perché stanno preparando gli esplosivi. Dobbiamo aspettare che fanno esplodere sti cazzi di esplosivi. Cosa fa? La sega con la mano, cosa fa? chi però cosa? Questo è il problema. Sto cercando di capire cosa dobbiamo fare. C'è Abdul che continua a fischiare. Oh. Download finito. Madonna. Gli elicotteri. Mezz'ora, cazzo. Dai, dai, incominciamo. Dai che incominciamo. Cosa? Cosa? Tu hai una domanda. Te lo si riesce a leggere in faccia. Che pensi di lui? Immagino parli del grande capo. Bravo ragazzo. Ma qua giù, bravi non basta. Tu che ne pensi? Sembra abbia altro per la testa. Marco, noi lo sappiamo perché lui ce l'ha. Dai, lo sai anche te perché lui, Nick, ce l'ha con lui. Lo sai perché. Si assaggia fatica, ecco, bravo, bravo, per quello. In Iraq si assaggia fatica, per quello lui è incazzato. Lui vuole assaggiare lei. Chi è questo? Eccolo Salim! Noi non sapevamo chi era Salim. Eccolo. Eccolo. È lui che fischiava. Ho preparato gli esplosivi. Ce l'ha, vedi, gli ha fatto un regalo. Zain! Renegade! Madonna. Zain? È morto. F. Salim no, Salam Aleku. Trova Zain. Ah, così a caso. Ma chi cazzo è Salim, scusa? Non fa parte degli altri. Cioè, della squadra lì. Lui è proprio un'altra persona. Ah, Zain è un ragazzo. 2003, alla mia età. Suo figlio, allora. Università, ho letto. Sì, vedi, è un ragazzo. Araf. Cosa ha detto? Ha detto merda, ha detto Af. Come in marocchino si dice Af. È amico di Aziz Abdul. Eh sì, eh. Aziz. Ora vedi che lo troviamo che sta preparando gli esplosivi. Zain? Zain non c'è. Zain è scappato. Oh, Robby, Zain, Tani. Ma che ha fatto? Zain di nuovo. Idiota. Cosa ha fatto Zain? Fatto buono mock. Il Ulhaba. Ulhaba. Salim Garkor. Abu Zain. اي رجعت هو زين مع هو زين مع ابنك طارق ايوه طارق هما مع بعض راحوا ياخدوا الاتوبيس بقالهم ساعه الله اسمعهم ho trovato la merce rubata. Allora, non so cosa fare sinceramente. Questa è la prima scelta della live. Cosa facciamo? Perché ha detto che lui ha quella roba lì, è della roba rubata. Cosa facciamo? Comunque siamo dei padri, ricordo. Non so cosa fare. Rabbia, c'è della merce rubata oppure quel regalo lì. Penso che sia per lui, il figlio, perché c'è scritto... è ovvio che ruba. In Iraq cosa ti aspetti, scusa? Gli ha detto Ulhaba, sta buona mok, e gli ha rubato la roba. Ora cosa gli diciamo?
Perché non voglio fare lo snitch, però, perché così glielo diciamo anche a questa qui, che il figlio ha rubato della roba. Questo è il problema. Cosa vuoi fare, Marco? Noi andare in giro a rubare, noi rubare. Si vede che avrà preso dal padre a rubare, che io non lo so, eh. Però quindi che cosa gli diciamo? Cioè, facciamo cattivi la rabbia oppure lucidità? Cioè, diciamo che... Aia, cazzo. Diciamo che... Cioè, abbiamo un regalo. Secondo me dobbiamo essere lucidi in queste situazioni. Poi semmai della merce rubata gliela diciamo di faccia a faccia tra padre e figlio, secondo me. È la cosa giusta per me. Dai, penso che la pensi come me, no? Che non c'è bisogno che... Ah, è una cosa comune con tutti i marocchini, ah, ok. Lucidi, ok. لا لا كله تمام، اصل كان عيد ميلاده وانا جبت له هديه. لما يرجع ابعتهولي حالا. ما اقدرش اقول امتى هيجوا، ما انت عارف الولاد. اي وقت ابعتهولي لو سمحتي. Tabon. Cioè tabon. Oh, nuova parola sbloccata. Tabon significa certo. Adini! Adini, adini, aia. Captain Aiaiaia, adini, adini. بصري اهلا يا مولاي لازم تتحرك على طول. انت بتقول ايه سعادتك؟ العدو جاي يا زلمه، العدو جاي علينا دلوقتي. العدو؟ ام مردة. ايه يا فندم، الحرب خلصت خلاص وخسرنا. لا ده كلام فارغ، محدش اتسلم. العدو جاي ودي ارضنا واحنا لازم نتحرك ليها. شايفينهم؟ مطلوب تأكيد. يلا شادينكو. شوف جايين علينا، بقول لك احنا محتاجين كل راجل في مكان. Non so se hai capito però Marco, perché c'è i nemici che lui sta parlando, il capo di questo, di sto Salim, i nemici sarebbero noi, cioè quegli altri, Jason, Nick, Rachel, perché loro stanno arrivando con l'aereo. Quindi loro sono... Come fa a essere allora Salim amico con loro? Come cazzo fa? Boh. Oh, però Salim ha coraggio, coraggio, scrupolo, maturità. Figa, lui è buono allora. أحسن طيارتها بتوصل عندنا. Però qua non so. Cosa facciamo? Dai, minchia, ma sta dando tutte queste scelte bastarde. Cosa facciamo? Devo cercare mio... Perché magari il suo figlio può essere in pericolo anche se questi arrivano. Cosa facciamo? Sfidiamo e diciamo devo cercare mio figlio o ho ricevuto e andiamo. Cosa vuoi fare, Marco? Tommo che calevi, costetto mock. Più o meno ha detto quando ha visto il capo arrivare. Più o meno. Siamo lì però. Dai, adesso voglio fare scegliere a te, Marco. La seconda. Seconda, cioè, quindi trovare mio figlio. Vabbè, io il tuo. ما اقدرش اعمل ده يا فندم، ابني محتاجني. ده أمر يا جندي مش طلب، ده واجب عليك. فهمت. Niente, siamo andati lo stesso. هرجع البيت قريب. خلاص يا دار. دي آخر مهمة. Coyote 2, qui mail Ma 321 reale. In avvicinamento e pronti al silenzio radio. Passo. Roger, mail 321 reale. Supporto aereo in attesa. Jason. Ricevuto, passo. Vediamo se serve. Ci vediamo dall'altra parte. A tutte le stazioni, silenzio assoluto. Coyote 2, chiudo. Coyote. Scaldatevi ragazzi, stiamo per arrivare. Ehi Per Marvin, che fanno arrivare. tuo madre e il triangolo delle Bermuda? Perché non mi illumini?
Ingoiano marinai. Questa era carina, dai. Ehi, tua madre è così lurida che dopo il sesso al telefono ho avuto un'infezione all'orecchio. No. Complimenti. Ma che ce cazzo l'avevi pronta? Ti è piaciuta, eh? Se vuoi posso intrattenerti ancora a lungo. Felcino. Lo dice anche tua madre. Basta no. Sparare cazzate, pensate alla missione. Ehi, esiste soltanto un posto in cui una donna può darmi ordini. Ed è a letto. Oh, wow, 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 ti lascia portare donne a letto? Oh. Oltre a lei, intendo. Hai ragione. Ma che è qua? Dai, che cazzo ridete? Ma troppo ridere. Stabilisci un contatto con il CP AWACS a intervalli di 4 ore. Sergente Kay, sei con noi? Ricevuto. Contattare il CP ogni 4 ore. Oh, tutto bene? Ehi, tutto ok? Sì, sto bene. Che ti frulla in testa? Solo qualche casino da risolvere. Tutto bene. Sono ok. Dai, sosteniamolo. Sono con te, Nick. Come sempre. Lo so. Tienilo a mente. Semper Fi. Semper Fi. Semper Fi. Cos'è? Un motto da Boy Scout? Roba da Marine. Sempre fedele. E quindi porta fortuna? I Marine sono pieni di superstizioni. Sparane una. Senti questa. Mai voltarti mentre scendi da un elicottero. O la squadra è spacciata. Questa è la più grande fesseria che abbia mai sentito. Sì, forse. Però... perché rischiare? Sguardo sempre in avanti. Se mentre sei in guerra ti giri, una pallottola in culo te la meriti. Ci siamo quasi, Marine. È per questo che ci hanno mandato qui e giuro su Dio, noi ce la faremo. Sì, fratello. Urra! Urra! Ma farti una sega mentre ti butti. Così fai... così fai piovere, no? Cioè, se ti fai la... mentre cadi, piove il latte. Comunque, dai, lo sappiamo perché Nick è così strano. Cioè, io non glielo... perché magari se avevo la possibilità con lui di dirgli curiosità. Però non l'ho fatto, perché tanto noi lo sappiamo cosa... il fatto che comunque adesso non se la può più fare Rachel perché è arrivato suo marito. Per quello è incazzato. Poi è quasi un Nigus, quindi possiamo capire. Latte di cocco. Però non capisco una cosa, latte di cocco. Però non capisco... se Salim adesso è contro di noi... perché è amico? Cioè, vedi, c'è Salim con noi. C'è Salim, Rachel, Nick, Eric e Jason. Che cazzo c'è Salim? Perché Salim, boh. Oh, siamo ancora Jason. Dai, 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 dai. Non dire queste cose a Salim perché sennò lui ti insulta in marocchino. Per quello stai attento. Ehi, hey, Joey! E che cazzo l'hai fatto? Minchia qua. Minchia, con le maschere, ma che cazzo è? In arabo, eccoli! Attendiamo ordini! Oh, cosa facciamo, Marco, cazzo? No, adesso facciamo un attimo in serie, perché qua... sai, come se adesso stiamo entrando nel vivo del gioco... cosa facciamo adesso? La 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 la...
Cosa facciamo? Ci dividiamo? Oppure assaltiamo l'edificio? Secondo me, dai, dai, non credo che assaltare l'edificio sia una buona idea già adesso. Secondo me è meglio dividersi, dai. Non lo so poi, Però secondo me è meglio dividersi. Perché che senso ha? Siamo appena arrivati, dobbiamo fare subito casino, saltare l'edificio, fare casino. Cioè, dimmi se la pensi come me oppure no. Aspetta, ora voglio dimmi il motivo per cui vuoi che vuoi attacchiamo. Perché io te l'ho detto, adesso so che siamo un po' in un momento un po' di ridere, scherzare, però quando ci sono queste scelte cerchiamo un attimo di fare serie. Solo quando ci sono le scelte da fare. Cioè, secondo te quale sarebbe la scelta giusta per te? Io ti ho detto, ragionandoci su, secondo me è meglio che ci dividiamo. Perché è meglio non fare troppo casino. Cassino. Però non lo so. Cioè, perché, boh. Dimmi te, parlando un attimo seriamente, cosa vuoi che faccio? Dimmi te, cioè almeno un suggerimento o qualcosa. Aspetto un tuo Max, sì, se ci dividono ci pullappano più facilmente. Però è vero, però hai ragione. Dai, allora saltiamo, cioè, cazzo ce ne fregano. Ma? Si è buggato! Si è buggato! Non mi fa fare la scelta. No, no, aspetta. Aspetta, arrivo subito. Non, vedi, è buggato, non ci fa... Non ci fa fare la scelta, aspetta un secondo, si è bug. Non mi fa neanche mettere start. Aspetta un secondo. Un attimo.